Bentrovati, oggi ci troviamo nella splendida località di Solda. Siamo in compagnia del direttore dell'azienda di promozione turistica, che è il signor Andreas Churchandala. Signor Andreas, la chiamo così per facilitare. Grazie. Ovviamente. Ecco, Solda è conosciuta un po' a tutti perché si trova diciamo in un'ubicazione molto particolare, che è quella a pochi passi dallo passo dello Stelvio. Esatto. Siamo nel comprensorio del diciamo Gran Zebrù, abbiamo il Cevedale, l'Ortles, insomma sono tutte vette molto importanti per cui superano i 3000 metri di altitudine e pertanto è conosciuta non solo da chi viene a passeggiare ma anche dagli escursionisti amanti delle alte vette della montagna. Quali sono poi le caratteristiche, diciamo, di Solda per chi viene ospite? Sì, naturalmente bisogna dire che siamo in alta montagna, siamo circondati dalle montagne più alte in Alto Adige, che arrivano fino a 3.905 metri. Siamo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, zona insomma, conosciuta, zona dove siamo a stretto contatto con la natura. Quello forse è la cosa anche più importante, perché l'impatto è imminente, non c'è da far grande strada per arrivare direttamente nella certo. natura. Siamo una zona che escursionistica, dove si parte, almeno per quanto riguarda Solda, da 1900 metri, si arriva anche fino oltre i 3000 metri, toccando anche i ghiacciai che ci circondano. Diciamo c'è il ghiacciaio del Gran Zebrù, che, sì. che è in bella vista per chi arriva, diciamo, sì. e però è anche adatta a chi viene in bici, mountain bike, per poter arrivare direttamente. Molti usano, diciamo, la strada, utilizzano la strada del Passo dello Stelvio, che chiaramente è una strada per molti una conquista, no? Sì, una vetta. Esatto. Però diciamo che anche venire a Solda non è male, perché è una, diciamo, diramazione, no? di questa esatto, strada. Partendo da Fondovalle, dove stiamo a 900 metri, ci si arriva anche su uno dei passi più alti ciclabili nelle Alpi, il Passo Madriccio, che sta oltre 3200 metri, certo. per cui anche lì per coloro che amano il mountain bike scelgono la località o per fare un attraversato, anche per farsi qualche giorno qui in zona, dove non abbiamo solo i percorsi di alta montagna, però parlando di Stelvio a Trafoi, che stiamo anche più bassi, dove si fanno anche le passeggiate tra gli alberi. Diciamo che chi non è sportivo comunque trova un'oasi di pace, e ci sono, c'è un parco bellissimo, diciamo, qui adiacente, che è un po' accessibile a tutti, no? Naturalmente accessibile a tutti, anche per coloro che non amano fare le grandi imprese, diciamo, alpinistiche, sì. per cui anche qua a Fondovalle, che è una vallata abbastanza larga, dove si può svagare anche senza fare grandi sbalzi e stare anche tranquillamente diciamo per tutta una giornata intorno a Solda, dove abbiamo anche, diciamo, il parco giochi, che non sono i soliti parco giochi, sono i parchi fatti appositamente da coloro che vivono qua in zona, con tantissime figure di legno, tantissimi giochi, dove vogliamo portare anche i giovani a più stretto contatto con la natura. Certo. Ecco, volevo dire una cosa, non a caso la tranquillità di Solda è scelta anche dalla Merkel. Sono anni che viene qui in vacanza. Esatto, sono 12 anni che viene, che ciò significa che c'è qualcosa che abbiamo interessante, ecco. interessante, che abbiamo, che altri non hanno. Certo. Per cui lo ha scelto il nostro posto, e sembra che anche quest'anno sia partita contentissima di quello che ha trovato. Di quello che ha trovato qui a Solda. Parliamo della stagione invernale. D'inverno ci sono chilometri di piste. Sì, abbiamo più o meno 45 km di piste. Le piste partono per tutti, diciamo, dal più esperto sì, esatto. al principiante. Esatto, con anche il grande vantaggio che su in alto non abbiamo, diciamo, come possibile fonte di pericolo, non abbiamo alberi, stiamo altissimi perché arriviamo oltre 3200 metri, abbiamo una stagione, una delle
stagioni più lunghe, diciamo, nell'arco alpino, partendo all'inizio di novembre e chiudendo nei primi di maggio. Certo. Inoltre anche abbiamo per cui una stagione lunghissima, c'è la pista di fondo, per cui per l'inverno c'è per tutti. Ecco, diciamo che per sei mesi la neve è garantita, solda. Sì, facciamo 6 mesi di neve, facciamo 8 mesi di freddo e il resto ci accontentiamo di un'estate intensa ma breve. Certo. Tra le particolarità che ci sono qui a Solda c'è il museo di Messner. Esatto. Vogliamo fare un accenno? Sì, sicuramente diciamo la cosa da nominare come cosa in primis per vedere il museo, che è uno dei musei di Messner, però dedicato interamente al ghiaccio, alla tematica del ghiaccio. È un museo che sta sottoterra, però si vede anche il ghiacciaio imponente dell'Ortles, che tuttora in pratica... Mi sembra uno dei 5 musei che ci sono. Esatto, di cui altri musei hanno altre caratteristiche, altre tematiche. E abbiamo poi anche un altro piccolo museo, Alpine Curiosa, che è piccolissimo, però racconta un po' la storia dell'alpinismo a modo di Messner. Certo. Piccolo, però fatto in modo molto intelligente e interessante per chi viene a visitarlo, perché deve solo girarsi, perché una sola stanza, però con degli oggetti interessantissimi. Ecco, chi viene a visitare il museo non può non fare un salto a vedere gli yak. Naturalmente gli yak che durante l'estate pascolano sulla montagna, tranquillamente. Esatto. Comunque bisogna dire che sempre non sono animali domestici, per cui stare lontani, non avvicinarsi troppo, però si vedono dappertutto perché girano tutto il giorno a secondo del loro pascolo. Benissimo. Bene, concludiamo allora questa breve intervista che il dottor Andreas ci ha dedicato. Vi invitiamo tutti a Solda a visitare la splendida località dell'Alto Adige. Da Solda è tutto, a voi studio. Grazie.